Imprese, mercati, tecnologie, innovazione, tutto questo è War Room Business. Buongiorno, oggi parliamo di una biografia. Michele Ferrero, condividere valori per creare valore, è la storia di uno dei grandi imprenditori che hanno trasformato il volto e l'economia di questo paese. È un'azienda un po' particolare, no? Perché è un'azienda che è molto nota per i suoi marchi: Nutel, Rocher, Mon Cheri, Tic Tac, Fiesta e chi più ne ha più ne metta. Ma è, diciamo, meno nota per la sua storia aziendale. Quindi è merito di Salvatore Giannella di avere costruito questa storia e avere, diciamo così, disegnato questo, questo personaggio così importante per l'imprenditoria italiana e per la storia economica del paese. Non mi stupisce, ho visto che c'è una fascetta sul libro che è giunto alla quarta edizione, no? Perché siamo alla settima, Guido, siamo alla settima. Ti posso aggiornare? Allora, sì. Nel frattempo mi sono distratto un attimo, siamo alla settima. Benissimo. Ma non mi stupisce perché effettivamente il personaggio magari è poco noto. Quindi io volevo chiedere come prima cosa un po' un giudizio di sintesi, no? Una descrizione in poche parole di chi è stato, chi era, chi è stato Michele Ferrero. Ma è stato un grande imprenditore, come hai detto, è stato un uomo di pochi principi, di grandi misteri. Il suo motto era non dirlo a nessuno, il suo consiglio ai suoi collaboratori era di operare come se fossero nei sottomarini, la sua fortuna, direi che anche si riflette nella fortuna del libro, è che molti dei dipendenti Ferrero, che sono ormai una famiglia di 41.441, l'ultimo dato ufficiale, non lo conoscevano, per cui sono corsi tutti e hanno suggerito a tutti, meno male che il libro è venuto molto bene, di acquistarlo. E questo è alla base di queste 7 edizioni in un mese e di questo primato nelle classifiche. Quindi dicevo, non dirlo a nessuno. In questa regola di riservatezza c'è anche il fascino del personaggio. Un personaggio che è riuscito a dire no alle interviste in tutta la sua vita, nonostante questi grandi successi, e a dirlo, visto che siamo tra colleghi, anche al grande maestro di giornalismo Enzo Biagi, che nel 2014 andò ad Alba per intervistarlo e lui lo accoglie con grande piacere, con grande attenzione, ma al momento in cui Biagi sta per accendere il microfono dell'intervista, lui si scusa e dice: l'eccesso di timidezza e la paura di apparire vanesio mi impediscono di darle un'intervista. E Biagi se ne torna a Milano con la famosa battuta che mi è stata ricordata dal suo collaboratore: con lei sono 3 quelli che mi hanno dato buca, Stalin, Giovanni Paolo II e Michele Ferrero. Ecco. Senti, e quindi come hai costruito, come hai fatto emergere questo personaggio? Ma Guido, la cosa che ho fatto emergere era quello che avevamo concordato con la signora Maria Franca, alla quale si deve l'idea di questo libro, perché un giorno mi chiama lì in fondazione, che lei presiede, la Fondazione Ferrero ad Alba, e mi chiede se sono disponibile per illuminare il lato umano di suo marito. Dice: quello industriale lasciamolo ai libri dell'economia e dell'industria, ma il lato umano di suo marito. E quindi io, che all'inizio ritenevo l'impresa ardua, perché come ti dicevo, non essendoci documentazione, temevo che potessi raschiare poco nel barile della sua personalità. Invece ho trovato una grande collaborazione nei familiari, nei collaboratori, una 70 di collaboratori stretti sparsi un po' nel nord-ovest tra Liguria, Piemonte, Lombardia, e ho trovato persone che mi hanno
condotto a tracciare questo mosaico e io ho fatto ricorso all'arma essenziale del nostro mestiere, cioè le 5W, chi, dove, quando, come, perché, aggiungendo un quanto, cioè i dati statistici, e uno sguardo al futuro per poter allontanarci dal passato e dare un'impronta anche all'orizzonte dell'impresa e della famiglia. Ecco, io poi confesso di, io non sono un, diciamo così, un recensore di professione, leggo le cose che mi piacciono, no? E quindi questo mi attirava, ma poi leggendolo mi sono anche coinvolto, no? Perché fin dall'inizio è emerso un mondo, insomma, quasi un mondo delle fiabe, vorrei dire, no? Fin dagli anni 50 in questa terra delle Langhe arriva questo imprenditore, costruisce questa azienda, ci sono le storie dei giovani assunti che tornano a casa e dicono: quanto ti danno? 3-4 mila lire al mese? No, 10 mila, no? Pensa in questi tempi, no? Che c'è la storia del salario minimo e la gente prende veramente si pene da fame. Oppure il fatto che la manodopera fosse per il 50% e oltre, fin da subito, femminile. È una rivoluzione, insomma, no? Per tanti aspetti. Ha creato delle autolinee, no? Per portare in azienda tutte le mattine in autobus i dipendenti. Sceglieva lui i migliori diplomati della zona, insomma, no? La scuola del merito. Una grandissima, diciamo così, attenzione sociale, no? Che forse condivideva allora con personaggi come Adriano Olivetti per altri aspetti, o anche con Mattei, che era attento anche lui per tutte altre ragioni a queste cose. E poi aveva dei piccoli segreti, magari me ne ce li puoi svelare. Non so, la signora Valeria, chi era la signora Valeria? La signora Valeria era la sua consumatrice tipo, era quella che lui considerava amministratrice delegata dell'azienda. Noi dobbiamo accontentare la signora Valeria. E la signora Valeria era importante perché pensa che era capace di uscire con l'autista, per esempio andando a trovare, che so, Barilla a Parma, e fermarsi nell'autogrill e con la scusa di essere un po' stanco farsi dare una sedia e farsi collocare seduto nel corridoietto degli alimentari e vedere le donne quali dolciumi acquistavano e lui faceva le domande fino a fare questa sorta, oggi si direbbe, di marketing diretto proprio. Perché aveva scelto quel tipo di cioccolata, perché aveva scelto quel tipo di dolce, eccetera. E poi magari qualche volta si rivelava anche, ovviamente, stupita la consumatrice di turno, no? Certo, comunque certo. La signora Valeria era idealmente la convitata di ferro delle riunioni in quella sala magica che era la chimica. Andiamo in chimica, diceva. Cioè, vuol dire questa era l'altra cosa. Che cos'era la stanza della chimica? La stanza della chimica, io quando ho chiesto di vederla, pensavo di incontrare una stanza sontuosa, lussuosa, una stanza, come dire, luminosa, dove nascevano le più belle, i più bei prodotti mito della Ferrero. Invece è una banale stanza con un tavolo comune lungo attorno al quale ci sono delle sedie dove si posizionavano i dirigenti delle varie sezioni della Ferrero e dove lui a capotavola induceva l'assaggio e la riflessione sul sapore o sulla componente di quel prodotto fino a perfezionarlo. E la cosa bella, Guido, di questa stanza è la scoperta alle spalle della capotavola, quindi di Michele Ferrero, di un planetario con il titolo Le feste nel mondo, dove sono segnate minuziosamente tutte le principali feste nei cinque continenti, Kumbh Mela in India,
San Valentino a Tokyo. Tu dirai, vabbè, ci sarà... È un'occasione di consumo, però, insomma. Sì, però, vedi, poi ho scoperto un particolare con una delle dirigenti del marketing, che il San Valentino a Tokyo non si è limitato solo a vedere la Ferrero presente, ma credo abbia avuto un certo risultato nello spalmare, cosa che attualmente si fa, il San Valentino in 5 giorni, perché c'è a Tokyo il San Valentino degli innamorati, il San Valentino dei genitori, il San Valentino degli amici e così via. Quindi, come vedi, come quando diceva lui, noi gli altri danno l'uovo a Pasqua, noi dobbiamo fare di Pasqua tutti i giorni. Ecco, questa è la chiave formidabile di Michele Ferrero. Fare i prodotti e muoversi in maniera, come avevo indicato nel primo titolo, controvento. Cioè, gli altri fanno certe cose, noi dobbiamo fare il contrario. Pensa, c'è un particolare che ti piacerà sapere, che un giorno è arrivato un grande guru del marketing e dei sondaggi, Giampaolo Fabris, tra l'altro io l'ho conosciuto anche come collaboratore per il mio Airone durante il decennio di mia direzione. È stata una giornata in cui i 240 posti dell'auditorium della fondazione erano tutti occupati dai dirigenti che hanno preso minuziosi appunti sugli scenari dell'alimentazione, dei gelati, dei dolciumi, disegnati da Fabris in una lunga e, credo, pagatissima relazione. Quando ha finito, Michele Ferrero ha accompagnato Fabris all'auto che lo riportava a Milano, poi è tornato indietro, ha detto ai dirigenti: avete preso appunti, tutto avete segnato, siete stati attenti, i particolari, i grafici, cioè, sì, un coro unanime, sì, bene, buttate via tutto, perché quello adesso va a dire le stesse cose alla Perugina, alla Motta, all'Alemagna, eccetera, e quindi ci troveremo a combattere contro di loro. Noi dobbiamo fare il contrario di quello che lui ha detto. Fantastico. Senti, c'è un aneddoto che mi ha colpito. Sì. Che proprio è, come dire, come dicono adesso, off topics rispetto a questa, e cioè che a un certo punto, in una delle sue ricorrenti crisi industriali, Ferrero si prende cuore, insomma, prende a cuore la crisi della Fiat e incarica due dirigenti di fare addirittura un prototipo di una piccola utilitaria, lo porta a Umberto Agnelli e gli regala il progetto. Poi gli ingegneri Fiat decidono che alla fine non si può fare perché è troppo costosa. Mi viene in mente che proprio in quegli stessi anni Mercedes ha fatto un sacco di soldi con la Smart, no? Ma adesso lasciamo stare se forse funzionasse o meno. Però mi ha dato proprio l'idea, ecco, di una persona, come dire, al di là dell'altruismo, della generosità, insomma, ma anche una persona che in qualche modo, quel genere di persone che vogliono lasciarsi alle spalle un mondo un po' migliore di quello che hanno trovato, no? Cioè, hai perfettamente ragione. Quell'episodio che rischiava di rimanere oscuro e che per fortuna mi è stato raccontato da chi l'accompagnò, da Umberto Agnelli, questo progetto della La Cittadina si chiamava, quindi una smart in anteprima, che aveva consegnato ad Umberto Agnelli insieme al brevetto, e che aveva assicurato ad Agnelli l'acquisto dei primi 1000 esemplari, come minimo. Purtroppo il progetto non andò in porto perché gli ingegneri della Fiat lo considerarono costoso e quindi si fermò. Però, vedi Guido, questo ti dà l'idea di un lato non secondario, anzi direi addirittura è stata la mia grande sorpresa di Michele Ferrero, cioè il tecnologo, il tecnofilo, cioè quello che al padre e allo zio, quando ha poco più di 20 anni, chiede di poter viaggiare nel mondo, ma non da turista, ma per andare a vedere
le macchine nelle sfere delle tecnologie. E quando un giorno arriva da Francoforte con un contratto di acquisto di una macchina danese da 80 milioni di lire dell'epoca, lo zio Giovanni, direttore commerciale dell'azienda Ferrero, lo riprovera, gli dice: ma no, caro Michele, ti sei fatto prendere in giro, 80 milioni, una macchina. E invece lui dice: zio, questa macchina, opportunamente adattata dai nostri ingegneri, potrà costituire la base per ridurre la Nutella in pacchettini tali che gli alberghi potranno servirsene per fare delle colazioni la mattina e quindi aumentare la produzione e quindi aumentare il fatturato. Nel giro di un mese altre tre macchine da 80 milioni vengono acquistate e Michele Ferrero appunta sul petto la medaglia di leader non solo tecnologico a questo punto, ma anche imprenditoriale da parte dello zio e del padre. Certo. Senti, nella sua eredità, insomma, no? Poi a un certo punto lui lascia un po' un'eredità ai figli, alle cose. Mi ha colpito un particolare che un po' anche in questo caso va in controtendenza rispetto, diciamo così, le convinzioni diffuse, e cioè dice a un certo punto: state lontani dalla borsa, cioè non finanziarizzatevi, insomma, no? Cioè continuate a fare industria con i tempi e i metodi che avete deciso di perseguire, perché in fondo, portandovi a casa degli altri azionisti, siete poi, come dire, anche in qualche modo costretti magari a fare delle scelte più frettolose, più affrettate, a privilegiare, diciamo così, il profitto rispetto ad altri valori, no? Esatto, è un aspetto chiave della fortuna della Ferrero, cioè quello di essere autonomi nelle finanze, il che permette di prendere delle decisioni rapide quando sono da prendere rapidamente. Ci sono momenti in cui da Ferrero arrivano ministri, da Ferrero arrivano imprenditori che vorrebbero cedere la loro azienda anche con grandi vantaggi, ma lui nel giro di tre minuti decide no, tranne in una sola occasione nel 58, quando acquista una piccola azienda di prodotti da forno di Pozzuolo Martesana, dove impianterà la prima linea delle brioche e della Kinder e della linea Kinder, della famiglia Kinder. Ebbene, invece, ecco, la sorpresa più grande è stato capire che l'autonomia gli permetteva di avere la lentezza giusta necessaria per la maturazione di un prodotto. Pensa che durante l'anno della pandemia 2021, un prodotto che era stato ideato 10 anni prima è fiorito nello stabilimento di Balvano, quella Balvano che era stata rasa al suolo dal terremoto. Dov'è? Nel sud. Bravo, negli anni Ottanta, era stata rasa al suolo e lui era andato a creare lì uno stabilimento Ferrero. Ebbene, nel 21 è venuto fuori da lì il prodotto cominciato a intuire 10 anni prima e che si è chiamato Nutella Biscuits. Ha aumentato del 28% la produzione e hanno assunto a Balvano nel 2021 138 dipendenti a tempo indeterminato in più. Ecco, questo è il segreto anche della autonomia decisionale che gli veniva dal fatto di non dover rispondere a nessun azionista. Pensa che il legale Giulio Coppi mi ha rivelato che per un attimo lui aveva pensato di dare agli anziani, cioè a coloro che andavano in pensione, un'azione simbolica. Sì, l'ho detto, sì. Ecco, e questo per un attimo Giulio Coppi aveva studiato questa soluzione, per poi dire a Michele Ferrero che no, guardi che signor Michele, le cose si complicherebbero in maniera notevole. Le conviene puntare, per dare una
giusta mano ad accrescere il benessere dei suoi dipendenti e dei suoi collaboratori anziani, conviene puntare sulla fondazione, cosa che è diventata poi il famoso creare, donare, lavorare, creare, donare, il terzo verbo in più con la fondazione che si è preso carico del benessere psicofisico degli anziani Ferrero e che porta, pensa Guido, coloro che anche hanno avuto grandi soddisfazioni civili, mi viene in mente uno che era diventato cavaliere del lavoro, quando è morto ha disposto che sul manifesto funebre ci fosse il sottotitolo Anziano Ferrero invece che Cavaliere del Lavoro. Anziano Ferrero, pensa, l'orgoglio di appartenere a una grande comunità. Sì, ma è una cosa, questa appartenenza, questo orgoglio te lo confermo, perché ho conosciuto persone di quel mondo e l'identità aziendale resta fortissima. Peraltro, aver resistito alle tentazioni della finanza poi non ha certo, come dire, ostacolato la crescita, no? Perché dobbiamo dire che qualche anno fa Ferrero ha addirittura, come dire, scavalcato Nestlé, no? Diventando la seconda azienda dolciaria, insomma, diciamo, al mondo, no? Questa è una conseguenza di una scelta strategica del figlio di Michele, il dottor Giovanni Ferrero, che è laureato negli Stati Uniti in marketing management e che ha accolto dal padre tutti i consigli che il padre gli ha riservato. Io pubblico persino, e in questo devo dire grazie alla famiglia che mi ha aperto sia l'album familiare fino a ieri segreto, sia le carte intime di Michele Ferrero. E quindi dicevo, io ho pubblicato la lettera finale con cui Michele Ferrero consegna le sue parole sagge a suo figlio. E il figlio ha adottato al 99% i consigli utili, le norme che il padre gli ha indicato per far sì che il capitalismo resti virtuoso e non rapace o cattivo. Però ha aggiunto quella goccia in più di sua personalità, che è stato l'acquisto di altre aziende. Ecco, sì, e questo è un punto fondamentale, no? Cioè, a un certo punto Ferrero ha cominciato a crescere, come si dice, per linee esterne, cioè attraverso acquisizioni. Questa cosa, diciamo, per un'azienda così, insomma, molto, diciamo, concentrata su se stessa, che ha la religione del prodotto, della qualità, delle cose, non può essere, guardando un po' in là, un po' un rischio? Cioè il fatto di portare a casa altri prodotti non pensati, elaborati, sperimentati dentro le mura dell'azienda di Ferrero? Guido, questa sarà la sfida che io credo che Giovanni vincerà. Perché dico questo? Perché secondo me la sua strategia ruota attorno ai prodotti mito, quelli che tu hai citato all'inizio del nostro colloquio. Però questi prodotti mito, crescendo, possono inglobare anche i prodotti delle aziende esterne e possono arricchire il ventaglio delle proposte della Ferrero, per esempio, come quando Michele Ferrero chiude col famoso vallo estivo la produzione di cioccolato per l'estate. Quest'estate abbiamo prodotto... Per evitare che si possa... Per evitare che degenerasse la cioccolata per il caldo. Ebbene, la linea strategica che sta portando avanti Giovanni Ferrero è quella della linea del freddo. Quindi arrivano i gelati, arrivano il tè freddo e così via. E quindi io credo che la bravura di Giovanni Ferrero, circondato da molti bravi ovviamente collaboratori, porterà dei risultati che immagino faranno crescere, spero,
sia il fatturato, sia i dipendenti di questa dolce multinazionale italiana familiare. Senti, io vorrei chiudere con un brano del Sì. tuo libro, che non è tuo, è una citazione, che però racconta di questo impegno anche nei paesi in via di sviluppo, no? Che Esatto. Ferrero ha avuto costruendo, diciamo, stabilimenti, dando lavoro, dando anche, diciamo così, diffondendo l'istruzione e anche un minimo di benessere. Ed è una frase di Louis Taylor, che è il ministro dell'istruzione, mi pare, se ho ben capito, sudafricano, che dice: Sudafricani. quando gli italiani fanno qualcosa, fanno semplicemente il meglio. Quando confezionano un vestito, è Armani. Quando costruiscono un'automobile, è una Ferrari. Quando fanno il cioccolato, è Ferrero. Grazie tantissimo di aver dato a questi bambini e agli insegnanti un luogo dove poter apprendere e insegnare con dignità. Allora, questa è una cosa che, diciamo, con questi chiari di luna politici andrebbe appesa, no? Nella cosa. Poi non è che siamo sempre così bravi, ecco, voglio dire, ha citato Armani, Ferrero, Ferrari, e diciamo, abbiamo anche tanti fallimenti alle nostre spalle, no? Però Guido, è un bellissimo complimento, insomma, no? è un bellissimo complimento e ti dirò, a me, che pure per 20 anni ho diretto giornali, era sfuggita questa geografia magica di queste piccole località dove la fusione tra la visione di un imprenditore e la intelligenza di un territorio hanno prodotto questi miracoli. Abbiamo detto Ivrea e Olivetti, ma dirò di più: Maranello e Ferrari, dirò di più: Cucinelli e Solomeo, per dirne uno che è vivo e vegeto. E così via, ce ne sono tanti, ma a me sono venuti in mente tanti. Parlando di lui con altri imprenditori, come il costruttore, il responsabile della costruzione dell'autostrada del Sole, o come anche lui piemontese, o come il direttore della NASA Rocco Petrone, figlio di contadini lucani emigrati negli Stati Uniti agli inizi degli anni 30, che scala il lavoro da ingegnere spaziale a braccio destro di Wernher von Braun fino a direttore della NASA quando l'uomo mette piede sulla Luna, quindi dai sassi di Matera ai sassi della Luna. Quindi, come vedi. Speriamo magari di leggerti ancora su altre storie imprenditoriali di successo, di cose, eccetera. Questa comunque Credo non che lo è. farò, credo che lo farò anche perché questo successo dimostra, di questo libro, dimostra che non è tanto la biografia di Ferrero che sta andando forte, quanto l'idea di trovare qui la spinta, una bussola per la ripartenza dell'Italia con il PNRR, sia per alcuni imprenditori che devono rinnovarsi, sia per i giovani che devono partire verso l'intrapresa. E quindi lasciamoci così, no? Con questo messaggio di ottimismo. Grazie, Sicuramente. Salvatore, del libro, Grazie a te. della chiacchierata. Grazie a te e auguri.